don't mind other guys dancing with my girl. Parma, estate 1983, tutto partì da qui. Parma, primavera 2010, da qui si torna indietro, a ritroso, nei cassetti della memoria. La memoria è quella di Fausto Pari, mediano d'incontro dei mille polmoni e dal cuore grande così. Fuori dal campo era il sindacalista, dentro il tuttofare, il numero 4 di tante battaglie, 400 tonde tonde, uno dei pivelli terribili della più forte Sampdoria di tutti i tempi. Oggi, quel ragazzo di Bellaria venuto dalla città di Maria Luigia è vicino a spegnere 48 candeline e di mestiere fa il direttore sportivo. All'incontro con Samp TV, Fausto arriva pedalando in bicicletta e lì, su una panchina del Parco Cittadella, a pochi passi dalla sede gialloblu dove partì quel sogno chiamato Sampdoria, può cominciare il suo dolce amarcord colorato di blu cerchiato. Sono partito da Parma tanti anni fa, nel 1981. Ho fatto i primi due anni di calcio professionistico qua a Parma e poi ho spiccato il volo, sono arrivato a Genova e da lì è partita la mia vera carriera del calciatore, per cui sono veramente legato sia al Parma e soprattutto alla Sampdoria. Sono arrivato qua nel 1981 dall'Inter, con i soldi mi mandarono a fare le ossa e cominciai il primo campionato di calcio professionistico vero, da titolare, sotto 2 anni e poi, come giustamente hai detto tu, mi ha pescato la Sampdoria e da lì è partita la mia carriera a Genova. Devo dire onestamente che questa trattativa è stata più per me una sorpresa, perché da mesi e mesi si diceva che io sarei andato a Verona, il famoso Verona di Bagnoli. Poi invece nel giorno che mi chiamarono per andare a firmare il contratto, anziché il Verona mi trovai il dottor Borea e la Sampdoria e da lì è partita la mia bellissima avventura a Genova. L'approccio fu molto bello, perché io fra l'altro ero militare, partii militare, arrivai in ritiro una settimana dopo gli altri a Pavullo nel Frignano, mi ricordo ancora, in provincia di Modena, e tutti si misero a disposizione, tutti i grandi campioni che c'erano, grandi persone anche. Io sono arrivato praticamente, mi sono pretitolare immediatamente con, allora l'allenatore era Renzo Olivieri, e mi ricordo quell'anno lì giocai 29 partite su 30 di campionato e poi è storia di tutti i giorni il resto. Trovo un ambiente bellissimo, proprio quell'anno lì il precedente di allora Paolo Mantovani, l'indimenticato Paolo Mantovani, ritorna in Italia dal suo esilio di svizzero e praticamente io l'ho conosciuto dopo qualche mese che sono arrivato a Genova, perché non l'avevo mai visto. Mi ricordo ancora prima della partita che giocavamo in trasferta ad Avellino, ci convocò tutti in sede, si presentò a tutti. Io per ultimo mi fece aspettare perché voleva parlare con me. Mi ricordo questa coincidenza perché poi andammo ad Avellino e vincemmo 2-0 e fu veramente una settimana bellissima. Il rapporto con il presidente era padre a figlio. Parlarne ancora oggi dopo tanto tempo mi fa venire il magone, perché è stato colui che veramente mi ha plasmato come uomo. Mi ha fatto, oltre che calciatore, lì sono diventato uomo. Grazie ai suoi insegnamenti, la sua sensibilità, la sua tenerezza, la sua durezza a volte, perché era un padre che si faceva sentire, fra virgolette. Adesso non vorrei sminuire i veri figli, però per noi era un padre. Io ero quello che curavo i rapporti fra la squadra e la società, e quindi lui è il dottor Borea, e quindi era un po', come hai detto tu, il sindacalista. Quindi avevo questi ulteriori rapporti che fecero sì di cementare un rapporto umano ancora più intenso e forte. No, non era assolutamente difficile apportarsi, perché c'era veramente questo rapporto molto diretto, molto franco, e questo faceva sì che le cose fossero dall'inizio molto chiare. Per cui io mi sono trovato veramente molto molto bene, proprio per questo, perché io sono così, anche il mio carattere mi porta ad essere una persona molto schietta e trasparente. L'aneddoto più bello, più bello, che è stato raccontato anche tante tante volte, era la famosa scommessa che facemmo nel 1985 alla vigilia delle semifinali di Coppa Italia. Eravamo rimasti noi, la Fiorentina, il Milan e non mi ricordo chi era la quarta squadra, e lui mi disse: scommettiamo
un milione contro 1.000 lire che noi peschiamo la Fiorentina? E io ben volentieri gli dissi, facciamo quella scommessa e chiaramente la vinse lui e tutte le volte che mi incontrava mi chiedeva 1.000 lire. Dove eravamo lui voleva 1.000 lire da me. Quella è rimasta un po' l'aneddoto più bello, più vero che mi ricordo. Sì, quella Coppa Italia fu il trofeo che ci fece capire le nostre potenzialità, la nostra forza e da lì partì, fra virgolette, l'epopea della Sampdoria, delle vittorie, dei raggiungimenti delle finali di Coppa, tutta una serie di vittorie che ci hanno portato ad essere così ricordati da tutti come la Sampdoria vincente. No? Ma l'alchimia segreto c'era prima di tutto bravissimi giocatori italiani, molto giovani, siamo arrivati lì tutti giovani. E secondo aspetto, questa società molto snella, molto diretta, quindi presente, dottor Borea e Paolo Mantovani e basta. E poi l'amicizia, come dicevi tu, fra di noi. Noi, essendo tutti giovani, siamo arrivati lì quasi tutti scapoli e mangiavamo quotidianamente insieme. Per noi era sempre una festa, ci trovavamo nei vari ristoranti della città, minimo in 5, 6, 7 perché eravamo sempre insieme, quindi si è cementata questa amicizia che poi abbiamo trasportato anche in campo durante queste annate. Tutti ci ricordano come una squadra, però dentro lo spogliatoio a volte si litigava anche, ma era un litigare costruttivo per il bene comune che era le vittorie e la Sampdoria. Questo ha fatto sì che se potevamo dare 100, magari davamo 101 per questa amicizia, per questa voglia comune che avevamo di raggiungere l'obiettivo. Noi veramente sentivamo quella maglia, la sentivamo addosso, per noi era una seconda pelle, quindi era bello per noi, ma era ancora più bello vederla, tutta questa gente che ci seguiva, che ci idolatrava e che ci amava, e dargli delle gioie come abbiamo dato, per noi era veramente qualcosa di bello, di vero, lo sentivamo proprio in noi stessi. Quella col Torino fu molto combattuta, vincemmo 2-0 a Genoa, poi vincemmo 2-1 ai supplementari a Torino, fu molto combattuta anche perché c'era una grandissima rivalità fra le due squadre, non solo fra le due tifoserie col Torino, per cui fu molto sentita.
L'anno dopo andammo a quarti finale con Napoli, venivamo dalla sconfitta, se non ricordo male, la sconfitta di Coppa delle Coppe col Barcellona, quindi per noi era un motivo di rivalsa. C'era Maradona, c'era anche col Napoli che era una sana rivalità, e quindi facemmo la famosa partita di Cremona dove li massacrammo calcisticamente parlando, che vincemmo 4-1 senza proprio distruggendoli proprio sul piano fisico, perché eravamo talmente tanta cattiveria dentro che volevamo ovviamente ripagare i tifosi dell'amore che ci avevano profuso anche dopo la sconfitta di Berna. Vedere crescere la Sampdoria, soprattutto in campo europeo, noi eravamo bravissimi a giocarci i match su due partite, eravamo molto molto bravi in questo, a sfruttare tutte le minime occasioni. Infatti, a parte la prima partecipazione dove andiamo fuori secondo turno col Benfica nell'85, per il resto siamo sempre arrivati in fondo. E questo dimostra la nostra capacità e abilità nel giocare nel doppio confronto. La vittoria nella Coppa delle Coppe del 90 è stata diciamo l'apoteosi, perché ci ha dato ci ha affrancato anche a livello europeo come squadra, non solo di bamboccioni, come fredde veniamo chiamati da tutta l'Italia, perché eravamo definiti come dei viziati coccolati nella bambagia, nessuno voleva andare via da quella società, tutti stavano lì, e questo nell'ambiente non piaceva. E il fatto di vincere anche a livello europeo ci ha pulito da quella patina che tutti ci definivano così viziati. Per noi è stato molto molto importante. Sì, dopo la sconfitta in finale di Berna, dove fra l'altro va anche ricordato che arriviamo decimati fra infortuni e squalifiche, e poi la conseguente vittoria in Coppa d'Italia, il patto avvenne dopo la Coppa Italia, perché ricordo un particolare: Vierkoud era stato praticamente tutto al Milan e noi lo facemmo rimanere a tutti i costi, convincemmo lui e il presidente Mantovani, e questo patto avvenne a Cremona, dove dicemmo: qui bisogna ritentare e cercare di vincere questa Coppa, e così l'anno dopo riuscimmo, anche con un po' di fortuna, ma era talmente tanta la voglia di vincere questa Coppa che facemmo veramente delle cose strabilianti. Nell'86, prima dei mondiali in Messico, sia io che Vialli fummo vicinissimi al Milan, con l'avvento di Sacchi al Milan fu il primo giocatore che lui richiese.
E lì fummo noi a dire assolutamente no, perché credevamo ciecamente nella Sampdoria, nel poter raggiungere determinati risultati e poi il futuro ci diede ragione. Dopo la vittoria di Göteborg capimmo veramente la nostra forza e questo fece sì che l'anno dopo affrontammo il campionato con una determinazione e una voglia che forse non c'era mai stata in noi stessi. Il fatto che Vialli e Mancini tornavano dal Mondiale, anche Virgo giocò poco il Mondiale in Italia, un po' abbacchiati, talmente caricati che ci diedero la spinta per arrivare a quel sogno che tutti speravamo si avverasse, e così fu. Insomma, la vittoria dello scudetto credo che fu qualcosa di veramente grande per come avvenne, per la società, per la città di Genova, per il fatto che, se non ricordo male, fu l'ultima squadra fuori dal circuito Milano-Torino che vinse lo scudetto. Insomma. Ci furono due sconfitte, quella soprattutto di Lecce, e lì ci riunimmo come facevamo di solito ogni tanto. Facciamo le famose cene serali dove si coinvolgeva un po' tutti, già lì parecchi erano sposati, io compreso, quindi ci unimmo un po' con le famiglie per cercare di unire ancora le forze, di chiamare la concentrazione giusta per fare il giro di ritorno come Dio comandava. Infatti dopo quella partita di Lecce facemmo 19 risultati utili consecutivi e finalmente arrivò questo benedetto scudetto. Neanche onestamente mi è tornato alla mente qualche settimana fa, perché una trasmissione televisiva in cui sono stato invitato mi hanno fatto rivedere la partita, il dopo partita del Lecce, in casa con Lecce, e quindi ho rivisto tutte quelle gioie, quella gioia immensa di quei 40.000 spettatori, di noi in campo, dei dirigenti, che mi ha fatto ricordare veramente di aver fatto qualcosa di importante, di grande. Sembrava un pazzo, cioè un'intervista fatta in mezzo al campo non sembrava neanche normale dalla felicità che avevo addosso, quindi è bello così, insomma, quando puoi gioire è giusto sfogare i tuoi istinti che magari hai tenuto represso per tanto tempo e dare spazio alla gioia immensa che effettivamente avevo e che probabilmente avevo dato anche a tanta altra gente. Pagliuca è arrivato giovanissimo da Bologna, è stato, il suo avvento ci ha dato quella sicurezza a livello difensivo che probabilmente nei primi anni mancava. C'era stato l'avvicinamento di portieri, Ivano Bordone, che era grandissimo portiere ma era ormai alla fine, poi c'è stato i due anni di Bistazzoni, che era un ottimo portiere, ma probabilmente Pagliuca, quello che ha fatto poi arrivando anche alla nazionale, ha dimostrato di essere un grandissimo portiere. Quello ci ha dato quell'ulteriore sicurezza che probabilmente ci mancava in quel momento. Quindi Mannini era la velocità impersonificata nella persona, era la solidità del gruppo difensivo. Catanici era il moto perpetuo, era veramente un ragazzo di una generosità, di una voglia, di una costanza di rendimento che ha fatto sì che rendesse ancora quel reparto ancora più importante. Vierco la durezza, mi viene da dire, perché nelle sue grandi qualità difensive ci ha dato quella tranquillità per far sì che di andare a esprimere anche il gioco offensivo. Pellegrini anche lui faceva parte di questo reparto difensivo che è passato alla storia, perché Vierco, Mannini, Pellegrini, lo stesso Lanna, quell'anno ci diedero quella sicurezza
che per raggiungere i grandi obiettivi deve averci la sicurezza difensiva. Attilio era la spensieratezza. Le sue folate offensive, credo che i tifosi sandorini li ricordino ancora oggi. Toninho la fantasia, la felicità di giocare a calcio. E Vialli era per noi il terminale offensivo, quindi la praticità nel concretizzare la grande mole di gioco che si creava. Roberto Mancini per noi era la fantasia del gruppo, era colui che riusciva a trasformare una giocata normale in un assist, in una palla gol. Rossina la costanza, è arrivato alla Sampdoria dopo storico, si è inserito molto bene e anche lui ci ha dato, con la sua esperienza, ci ha dato quel quid in più per arrivare a certi risultati. Boscovi, il segreto del successo. Per noi il mister Boscovi è stato quello che ci ha fatto sentire importanti, ci ha fatto sentire la voglia di giocare in tranquillità, esprimendo la nostra fantasia, le nostre capacità e qualità, e questo credo che sia stato l'ulteriore quid per arrivare a certi risultati. Questo pare il jolly. Io ero il jolly perché nel momento del bisogno c'era bisogno del difensore, facevo il difensore del centrocampista. Non ho fatto il portiere e l'attaccante perché le mie qualità non mi portavano a fare quello, però credo di aver fatto tutto per la Sampdoria. Ovviamente ho fatto pochi gol, probabilmente mi sono dedicato più all'aspetto difensivo e ho tralasciato quelli che erano i miei aspetti offensivi, quindi chiaramente il mio lavoro era più portato a non far offendere l'avversario di turno più pericoloso e quindi non propormi più con quella continuità che ho fatto i primi anni di Serie A a livello offensivo. Io i miei duelli me li ricordo molto bene perché ho dei ricordi bellissimi. Ho avuto la fortuna e l'onore di marcare i più grandi trequartisti che sono passati in quegli anni in Italia, da Maradona, Platini, a Zico, a Müller, a Roberto Baggio, a Dirceu, quindi credo che chi più ne ha più ne metta, per cui per me sono state battaglie bellissime, leali, quindi le ricordo sempre con grande affetto e un ricordo veramente bello. Mi viene da ricordare un episodio bellissimo, mi ricordo anche la data, il 6 gennaio 86, giocavamo il giorno della Befana, giocavamo in casa Marassi contro la Juventus, la partita finì 1-1, giocavo su un campo gelato, era l'anno che fece quella gelata incredibile, e io stavo marcavo Platini, mi portai in avanti, andai a cacciare in porta, cacciai una palla sopra la traversa, e Platini, poi quando ritornai a marcarlo, cercò di spiegarmi come mi dovevo posizionare col corpo per cercare di tenere bassa la palla. Quello è un ricordo bello che ho ancora oggi. Ho fatto 7 gol con la mano in Serie A, ne ho fatti altrettanti credo in Coppa Italia, forse qualcuno in più, ma quello che mi ricordo più di tutti forse i gol al Milan, perché il primo venivamo da un momento di difficoltà, eravamo stati, se per erano Riviera, eravamo stati in ritiro una settimana dopo una sconfitta ad Ascoli e perdevamo 1-0, pareggiamo 1-1, oltre il gol presi anche un palo, quindi quello è stato il ricordo. Poi soprattutto il primo gol in Serie A, fatto al Napoli, una vittoria 4-1 a Marassi contro il Napoli di Ruud Krol, quello credo che il primo si ricordi sempre come qualcosa di veramente bello, di dolce. Wembley giocammo in casa con la Cremonese 4 giorni dopo e
la curva intera, perché sapeva già che ero stato trasferito al Napoli, la curva intera mi chiamò a battere il calcio di rigore contro Rampulla, il portiere all'epoca della Cremonese era Rampulla. Fu proprio spinto dalla curva a battere questo calcio di rigore ed è l'ultimo ricordo di quelli magnifici 9 anni che ho passato a Genova. Wembley per noi è stata una pagina bellissima e bruttissima al tempo stesso. Bellissima perché chi avrebbe mai immaginato quando è partita la nostra avventura che saremmo arrivati a giocarci una finale di Coppa dei Campioni, come si chiamava all'epoca. Noi ci siamo arrivati, avremmo meritato anche qualcosa in più probabilmente, col senno di poi. È brutta perché purtroppo lì è finito un ciclo. Magari avremmo voluto che finisse con una vittoria, forse sarebbe stata proprio la chiusura totale di questo ciclo. Io, per dirti la mia rabbia, il mio nervosismo di quell'epoca, di quei momenti, dopo la premiazione scagliai la mia medaglia d'argento in mezzo ai tifosi, ai nostri 30.000 magnifici tifosi che ci avevano accompagnato a Wembley. E 2 giorni dopo, il sabato, arrivò un ragazzo a Bogliasco, al campo di allenamento, con la mia medaglia. Mi disse: guarda, questa è la tua medaglia, l'ho raccolta al volo quando tu l'hai scagliata in mezzo a noi. Mi dice: io per ridartela voglio una tua maglia. E io dice: guarda, non è per offenderti, ma a me quella medaglia io la odio, non la voglio proprio, e quindi mi dispiace, ma io la maglia te la do lo stesso, ma io la medaglia non la voglio. Dopo l'allenamento andai a casa, raccontai la cosa a mia moglie e lei mi disse: no, tu devi sì dargli la maglia, ma devi riprenderti la medaglia. E infatti ci fu questo scambio di cadeau, fra virgolette, e quindi conservo ancora quella medaglia in un angolo oscuro della mia casa, ma non la guardo molto volentieri, onestamente. Dopo quello lì, nel 92, andai a Napoli, dove ho vissuto 4 anni. Un'esperienza positiva anche quella, però non sicuramente ai livelli di quella di Genova. Io ho smesso nel 2000, dovevo giocare nel 2000, e poi l'anno dopo, quindi per quello mi ricollego, che Parma per me è uno snodo importante della mia carriera e di calciatore e di dopo calciatore, perché da qui nel 2001 sono ripartito, arrivò Sacchi e mi chiamò a collaborare con lui e da lì sono partito, ho fatto 2 anni qua a Parma, poi sono venuto a Genova e dopo Genova sono partito in prima persona a fare il direttore sportivo, ho fatto 3 anni a Bari con un altro ex andoriano, Checco Palmieri, che ha lavorato con me 3 anni, mi ha aperto le porte della città, perché lui, essendo barese, mi ha dato una grossa mano. E dopo Bari ho fatto 1 anno a Spezia, 6 mesi a Spezia, e poi da luglio del 2009 sono a Modena. Il mio affetto, il mio legame con Genova e con la Genova blu cerchiata sarà indelebile per tutta la mia vita. Cioè, per me è un ricordo che ho dentro, non me lo toglierà mai nessuno. E questo lo provo tutte le volte che vengo a Genova. Io ho avuto la fortuna di venire a lavorare a Genova nel 2004 e ho toccato con mano ancora l'amicizia, la riconoscenza che i tifosi più vecchi, fra virgolette, hanno nei miei confronti e nei confronti di quella Sampdoria, perché ricordano le vittorie, ricordano gli anni bellissimi. Quindi io auguro alla Sampdoria attuale e ai tifosi più giovani di ripercorrere certi momenti, perché credo che siano qualcosa di veramente magnifico. Don't mind other guys dancing with my girl.